Amici, bentornati sul canale 9000 Giri Elaborazioni Autosportive. Anche oggi noi cerchiamo sempre di far vedere delle cose interessanti, dipende sempre dalle macchine che abbiamo a disposizione, per cercare di ampliare il nostro bagaglio di conoscenza e creare un, un interesse un pochino più ampio rispetto ai lavori che noi facciamo. In questo caso oggi parliamo di una macchina che difficilmente ci capita. Questa è una vettura diciamo, che non si presta sostanzialmente a delle modifiche di carattere Motore o quant'altro, è una berlina di rappresentanza, quindi una 750 con un motore 8 cilindri a V da 450 cavalli. Il cliente: peccato che il cliente è un cliente di vecchia data, appassionato di BMW. <coughs> Ne cambia spessissimo, ne abbiamo già modificate tante, ci ha portato diverse M3, M5. Ehm, lui è proprio appassionato di questo genere di vetture. Ultimamente si è come dire, eh, si è appassionato, cioè gli è piaciuta questa, questo tipo di vettura, anche perché è veramente molto confortevole. Anche i suoi anni, diciamo, il cliente, non la macchina. Eh, e quindi mi dice: Ma io voglio qualcosa di un pochino più confortevole eh, e poi, come al solito, ce le porta per cercare di avere un incremento prestazione diciamo che la particolarità di questa macchina ovviamente l'incremento prestazionale su questa macchina abbiamo optato solo e esclusivamente per quanto riguarda la parte elettronica di sicuro non si presta per fare modifiche sullo scarico eh, o sull'aspirazione sull quant'altro perché deve rimanere comunque una macchina assolutamente confortevole silenziosa e quant'altro però è una macchina che ha una massa molto elevata, ha 450 cavalli d'origine, però ha una massa molto elevata, quindi il fatto di avere un incremento di circa un, eh, un 10%, 10-12% sicuramente... Ne giova rapporto peso potenza. Come dicevo, la particolarità di questo motore che non c'era mai capitato per il fino adesso di fare una roba di questo genere, questo è un 8 cilindri av quindi ha due bancai come se fossero due motori separati, quattro cilindri da una parte, quattro cilindri dall'altra, con due centraline che gestiscono separatamente i due blocchi. Per quello che dico è una macchina molto particolare perché di solito anche un 8 cilindri, 8 cilindri a V o anche 12 cilindri hanno una gestione elettronica con un'unica centralina. Questa BMW l'ha progettata come se fossero appunto due motori separati, infatti qua si vede i suoi intercooler separati, adesso qua ovviamente è talmente compresso comunque quattro cilindri da una parte con l'aspirazione quattro cilindri dall'altra parte con l'aspirazione una turbina a destra una turbina a sinistra eh, quello che noi abbiamo fatto è optare sempre per il discorso anche di facilità visto che è una macchina che comunque avrà sempre una manutenzione in eh, bmw di optare per il discorso delle centraline seleton ed è la prima volta che ci capita avendo due centraline di montare due centraline separate perché avendo due centraline abbiamo dovuto montare due Seleton una a destra e una a sinistra. Adesso eh, quella di sinistra è già stata montata. Quella di destra c'è ancora il bypass perché Mirko la sta riprogrammando alla fine. Quindi avremo le due centraline e quindi quando il cliente, sempre il solito discorso, dovrà portarla in BMW, dovrà staccare tutte e due le centraline. Quindi si, eh, si mh, alza questo connettore, si sfila. In questo caso va bel il blocco. Quando ci sarà la centralina, si sfila la centralina. Si nasconde il connettore qua sotto e la, le, la macchina ritorna. Cioè, se ha la centralina, al suo incremento, se invece uno va a mettere il suo tappo di chiusura, la macchina. Ecco, se tutte e due le centraline hanno questo tappo di chiusura, la macchina è esattamente come eh, ce l'ha consegnata il cliente, se viceversa la, mh, vengono montate le due centraline, ovviamente sono dei bypass che vengono riprogrammati, la parte elettronica viene riprogrammata, quindi non è una centralina Aggiuntiva, ma una centralina esterna riprogrammabile che va a variare tutti i valori di pressione, quindi non è solo la pressione rail, benzina o diesel, ma soprattutto la pressione del turbo e tutti i parametri che riguardano appunto la gestione elettronica motore. Eh, direi che è una macchina che probabilmente sarà la prima e ultima di questo genere, perché in eh, 30 pass anni è la prima, la prima serie 7 che, sulla quale eh, abbiamo lavorato. però, comunque. Comunque c'è sempre una prima volta. Direi che anche in questo caso il lavoro è stato fatto esattamente per come ci è stato chiesto. Adesso chiaramente dobbiamo finire la programmazione e provare la macchina per vedere che tutto funzioni. Quindi direi che anche per oggi è tutto. Eh, vi invitiamo a consultare il sito www.nomemilagiri.it all'interno del quale troverete sempre più di 3.500 vetture come schede nella parte archivio elaborazioni. Di BMW ce ne sono a, a memoria, ce ne sono più di 250, ovviamente inseriremo anche questa. Eh, altra cosa, contattateci telefonicamente quando volete, io sono Luca, mi trovate sempre in sede allo 027383175, cliccate sulla campanella qua. In fondo a destra e soprattutto iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che noi facciamo. Alla prossima! Ciao!